Primo round, calzoncini blu e bianco per Silvio Branco, nero e giallo invece per Giacobbe Fragomeni. Sta lavorando bene col diretto a sinistro, sì. Silvio, che è quello che deve fare per non far avvicinare Giacobbe. Sulla distanza, e Giacobbe deve avere la bravura e la capacità di riuscire a evitare quel colpo e di andare alla corta distanza per poter lavorare con sempre due mani. È chiaro, quindi il match non c'è da svelarlo perché è già svelato. C'è naturalmente Silvio Branco che lavora con il diretto sinistro e invece è Fragomeni che deve accorciare la distanza. Franco è impressionato il fisico di Silvio a 46 anni, che si mantiene, è un fisico eccezionale. Tratto vedi sulla corta distanza, lega, in modo tale non lo vuole combattere, prova a entrare anche sotto con il sinistro, tocca ancora con il diretto sinistro da Branco. È una sfida, è un derby perché ci sono due tifoserie qui al Palarabizza di Pavia, ci sono i tifosi di Silvio e i tifosi di Giacobbe e sono tanti, sono arrivati in pullman oltre che in macchina. Intervento di Barrovecchio. Giusto quello che stanno dicendo, l'angolo, il diretto a sinistra è l'arma fondamentale per Branco in questo combattimento. E d'altronde dobbiamo dire che Fragomeni non può prendersi di tutti. Giacobbe deve muovere la cintura e passare sotto il colpo e mettere le mani al corpo, ma è un lavoro molto difficile da poter fare. E questo non deve fare il match contro natura. Sicuramente sarà costretto a pedalare all'indietro. Branco tocca con il destro Fragomeni dalla distanza, ma replica immediatamente Branco. Prova a centrare con il sinistro corto e Fragomeni viene bloccato immediatamente da Branco. Sulla corta distanza la tendenza a portare il montante. È stato sino con gancio sinistro Giacobbe Fragomeni. Tocca con il destro Branco. Ancora il destro di Branco, fuori misura Fragomeni. E si conclude il primo round. È vero, c'è stato alla conclusione del primo round una sorta di protesta nell'espressione di Branco. Intanto siamo al secondo round, invece previsto sulla distanza delle 12 riprese. Campionato del mondo silver dei massimi leggeri WBC. Chi vince avrà sicuramente la possibilità di sfidare il polacco per il campionato del mondo. Sì, se vincerà, se incontrerà naturalmente il suo avversario Palacio. Lo sfidante ufficiale portoricano, se faranno il match potrebbe anche alla fine, se davvero fosse questo un incontro ad interim, anche perché teniamo presente che Giacobbe Fragomeni è il numero 2 del ranking e Silvio Branco è il numero 4, quindi è un match ai vertici mondiali, un match vero. Se per i bookmaker inglesi, perché in Italia non si può scommettere sul pugilato, il favore del pronostico è per Fragomeni nei confronti di Branco. E invece io avrei, l'ho detto prima, leggermente favorito a Silvio Branco. Prova ad accorciare la distanza Fragomeni, ma riesce a bloccare le iniziative Branco. Sai che è spaccato Silvio, mi sembra, il sopracciglio sinistro. Sì. Ma mi sembra un po' di sangue. Sinistro. Prova a forzare i colpi, non trova la misura Branco. Lo vedo ora. No. Il sopracciglio sinistro. Tocca con il destro Fragomeni, replica Branco. Prima con il destro e poi con il diretto sinistro. Due mani
due mani per Branco, prova anche con il montante fuori misura. Quando riesce ad accorciare la distanza, prova Fragomeni a portare i colpi, però non trova il ritmo giusto. Non trova il ritmo e ancora non ha la precisione giusta. Ma l'ha fatto nel corso del primo round. Buono questa azione di Silvio con sinistro destro che è andato a segno. Bravo Giacobbe a replicare al corpo. Ha qualche problema però per riuscire a colpire al volto Fragomeni. Comunque è un grande rispendio di energie perché si appoggia sulle corde Branco ed è difficile colpire al volto. Molto bello questo finale del secondo bella round. La serie di Silvio, bellissima la serie di Giacobbe prima. È un match molto bello. Guarda la rabbia, la determinazione di Branco per replicare. Interviene Barrovecchio per la conclusione del secondo. Non c'è il microfono per l'angolo. Ecco, sta arrivando adesso. Ecco, allora dovremmo sentire Maurizio anche Zenone. Sì, Maurizio Zenone, sentiamo. Angolo Maurizio Zenoni ti dà ottimismo. Sì, certo. Campione, bravo, molto bene, certo. E gli dà fiducia. È certo. Un Giacobbe Fragomeni che ti devo dire che mi sta sorprendendo per la velocità dei colpi e con la sicchezza con la quale sta portando questi colpi. Diciamo che il match non sta tradendo le attese, sì. Perché abbiamo visto le caratteristiche dei due. No, ma uno per... bravo nel tenere lontano l'avversario e nel replicare anche, perché c'è la grinta, la voglia di replicare immediatamente e la voglia di Fragomeni di entrare sotto. Secondo il mio parere questo match, queste due riprese stanno andando anche oltre le aspettative, perché dopo abbiamo già visto degli scambi veri, certo, con veemenza. Tutti e due hanno voglia di vincere e c'è un grande dispendio di energie. Non dobbiamo dimenticare che il match è previsto sulla distanza delle 12 riprese. Il ritmo è elevato, bene con il sinistro di Branco. Ricordiamo Franco, due ragazzi, uno di 45, uno di 42 anni, sì, che sono ancora sul ring a sacrificarsi. Questo è un esempio non solo per lo sport ma per tutta la gioventù, in un momento in cui tanti giovani si perdono in un bicchiere d'acqua. È una bella lezione, una bella lezione. 87 anni fra i due, bravissimo nell'evitare, nello schivare i colpi dell'avversario Branco, poi rientra sull'1-2. Ecco, deve stare, magari dare un pochino più di continuità Fragomeni. Quando accorcia la distanza. Se il ritmo si tiene su questo livello e Silvio ha buon gioco. Certo. È un match molto dispendioso per Giacobbe perché deve dare un ritmo elevatissimo alla sua azione e cercare di andare alla corta distanza perché quell'altro è più alto. E comunque non è facile entrare dentro ai fianchi. Non è facile entrare. Ha provato il montante destro d'incontro Silvio che non è andato a segno. Giacobbe lavora con al corpo. Il sinistro di Fragomeni prova a mettere le mani dentro, non c'è spazio per i colpi. 1-2 di Branco. 1-2 di Fragomeni e poi entra sotto. Buon montante con il destro di Branco. Però c'è anche lì la replica di Fragomeni. E a ondate arriva, no? Come un motorino l'attacco di Fragomeni. È un mezzo molto dispendioso dal punto di vista fisico. Poi la miseria. Qui siamo soltanto al terzo round, un match intensissimo. E dobbiamo dire, sì, c'è questa ferita, c'è anche del sangue. Non tenerlo, dice, ma non è possibile, non si può. Comunque è un Giacobbe che vedendolo dall'angolo mi sembra adesso che si sia sciolto, molto più rilassato, quindi stiamo vedendo un bel match. Tu dici che il match deve ancora, io penso che fuori adesso, secondo me questi due terranno il ritmo per tutte e 12 le riprese. Beh, è un miracolo. Miracolo perché tocca con il destro
partendo da lontano Fragomeni. È come il destro di Branco. È la dimostrazione come la motivazione sia la molla che ti faccia andare avanti. Sì. Si muove bene sul tronco Branco. Ha un'agilità. Fammi dire che Silvio è come il vino, che invecchiando migliora. Ogni tanto alterna. E Jacob è fenomenale per la grinta, per la voglia, per la capacità di soffrire che ha sempre avuto e che nonostante gli anni passano anche perché poi devi entrare sempre dentro. Bella serie di Silvio, destro e grande sinistro. Se non ho capito male, all'angolo viene ricordato a Silvio Branco quando accorcia la distanza un po' troppo pericolosamente di abbracciare in modo tale da obbligare l'arbitro al sì, non lo deve fare lavorare da vicino, lo deve tenere e non permettere a Fragomeni di poter lavorare alla distanza più e lo provoca più anche Branco ma l'esperienza vuol dire certo. Guarda, io te l'ho detto, Branco lo conosco da 15 anni e ti posso assicurare che non l'ho mai visto così sereno, così concentrato e così tranquillo come questa sera. Bravissimo, perché adesso ha portato una decina di colpi di sbarramento, non sono colpi straordinari, sì, però ma alla lunga messo distanza danno fastidio. Sì. Ora c'è anche Gianluca Branco che ricorda al fratello di lavorare con il sinistro, con il jab. E ogni tanto con il montante destro. È molto bravo a toccare col diretto e muovere lateralmente, non si fa trovare. Eh sì. Ancora serie a due mani in diretto. E qui ha cercato con il destro il volto di Branco Fragomeni. E replica Branco, 1-2 al volto, si avvicina ancora Branco, tocca con il Fragomeni, tocca con il sinistro, la replica però bravo di Branco, La differenza è che i colpi di Silvio sono più leggeri ma vanno a segno, quelli di Giacobbe sono più caricati ma sono più imprecisi. Non so se mi sono ti sei spiegato, e poi sostanzialmente quello che ha detto in altre parole Maurizio, tocchi col primo però dopo quando si è avvicinato devi doppiare e triplicare. È la cosa elementare del pugilato, è la cosa fondamentale, prendere la misura come si dice in gergo col primo colpo per doppiare poi gli altri colpi. Quando sei in misura sicuramente, a meno che l'altro non sia talmente abile da bloccare o schivare che ti manda vuoto, un altro discorso, ma i colpi con la misura vanno a segno. Certo, e tanto siamo al quarto round a Pavia per Sport Italia, campionato mondiale silver WBC dei massimi leggeri, titolo vacante. Si affrontano Giacobbe Fragomeni e Silvio Branco. Giacobbe Fragomeni è già stato campione del mondo dei massimi leggeri WBC. Silvio Branco è stato l'ultima volta campione del mondo dei medio massimi per la versione WBA, dopo aver conquistato anche il titolo nei super medi e nei medi WBO. No, ma sono due campioni veri che si stanno affrontando in un match vero e penso che nessuno si aspettasse un match di questo ritmo, di questo genere, tra due ragazzi che hanno un momento favorevole a Fragomeni. Non si allontana dall'angolo e Branco lavora con le mani, vediamo la ferita, un invito, vediamo, c'è anche intervenuto Barovecchio, però non ho capito. Barovecchio ha detto di non avvicinarsi con le teste. Sì, questo è vero, perché ha guardato subito dopo, ha guardato una ferita che c'è già da un paio di minuti, anzi qualcosa di più, 4-5 minuti. Questo è il match che deve fare Giacobbe, cercare di prendere l'iniziativa, di non dare la distanza a Silvio. Ma ti devo dire che nella parte iniziale del quarto round ha accorciato immediatamente la distanza, è riuscito a chiudere lo spazio
a Branco e riuscito a ottenere dei risultati. Forse anche dobbiamo dire che ha bisogno anche di riposarsi un po' anche lo stesso Branco, perché il ritmo è elevatissimo, ma è molto più elevato di quello di Branco. È normale, e Giacobbe sta tenendo un ritmo molto elevato, per me questa è la sua ripresa migliore. Sì, sì, tocca con il sinistro, prima ancora il destro, lavora con i colpi dritti, ha messo due destri, montante destro, sì. Prova anche con il montante destro, calcio sinistro di Giacobbe, sì. Destro di molto Branco, bello questo scambio. Montante destro, sì, di Branco, il corpo. E certo, non lo vuole lì, non lo vuole lì, ma sai, deve andare via dall'angolo e si conclude il quadro, però un'attenzione diverso anche da parte dei secondi di Silvio Branco. E siamo al quinto round per un match previsto sulla distanza delle 12 riprese. Due ragazzini che stanno facendo un gran bel match. Sesto round. Sì, scusa, ho detto quinto, sì. Sesto round, siamo... Sì. Siamo quasi alla giro di boa. Un match così duro, severo, io gli voglio togliere anche un round. È sadismo. Comunque fammi dire che questo match ha già vinto il match della credibilità. Un match vero, certo, che certo. Salvatore Cherchi ha organizzato, e dobbiamo essere grati per lo spettacolo che ci stanno offrendo. È giusto il richiamo verbale di Barrovecchio. Vai via, hanno detto a Branco quando la distanza s'accorcia. Cerca lo spazio che non trova Fragomeni. Troppo largo il destro del milanese. Destro. Tocca con il destro del laziale. La differenza sta nella precisione dei colpi. Giacobbe porta una gran quantità di colpi, ma quelli che vanno a segno sono quelli di Branco. Sì. Beh, c'è un grande dispendio di energia, perché dico, molti troppi di Fragomeni sono quelli di approccio. Buon contante destro, sì, di Branco al plesso solare di Fragomeni. E qui è stato bravo al tempo stesso. Bravo Giacobbe a muovere, sì, la cintura adesso. Sì. Doppio sinistro di Fragomeni, che però non riesce a chiudere con il destro. 1-2 di Branco. Lavora con il jab sinistro, tiene lontano l'avversario, gira sulla destra, prova a girare l'avversario con il destro Branco, lavora con il sinistro, il pugile di Civitavecchia, non lo fa avvicinare, recupera, dice il secondo, quando l'altro non viene avanti. Quello è il destro di Fragomeni, sì, adesso è andato, sì, a segno, un destro dritto. Sì. E non deve stare mai fermo Branco. No, ha ragione Massai, quando è alla corta distanza lo deve legare, non lo deve fare lavorare. E però c'è anche il carattere e il temperamento, vedi come replica immediatamente il destro, parte a metà segno e poi ancora il destro di Fragomeni. Lo evita il terzo appoggiandosi sulle corde. Il destro di Branco adesso, che è andato replica a segno. Immediatamente, si conclude. Una gran bella ripresa. Gli ha anche detto, ti sei allenato tantissimo per fare quello che devi fare. No, ma sono preparati in maniera... Non solo, non ti stancherai, anzi migliorerai. Se riuscirà a aumentare il ritmo, come dice Zenoni, vuol dire che si arriverà proprio al fotofinish. Abbiamo scollinato, siamo al settimo round di un match previsto sulla distanza delle 12 riprese. Sì, giusto. Barovecchio qui è un papà, anche se hanno quasi la stessa età, insomma non è di tanti anni, no, per questo richiamo verbale nei confronti di Fragomeni.
prova con il montante destro, bravo sotto, sì. Giacobbe con il gancio sinistro, sì. Ma è più preciso Silvio Branco in questa fase. Sì. Tienilo lì, dicono a Silvio Branco. Dobbiamo dire che quando ci riesce, beh, è chiaro, porta colpi, non li prende, tocca 1-2, Branco. Montante destro di Branco. Comunque Frank, io che ho fatto il pugile per tanti anni, fammi dire che sono ammirato, ho una grande ammirazione per questi due ragazzi, perché alla loro età fare quello spettacolo che stanno offrendo è segno di grande serietà, di grande... Quindi non è un match tra veterani questo. È un match vero, è un match vero e serio. C'è stato uno scambio bellissimo che ha chiuso con il destro Branco. Vedi quando dico che colpi lì per appoggiare, per prepararsi, per caricarsi, per cercare poi lo spazio per forzare con il destro. E invece è stato Branco che è andato a segno con tre diretti consecutivi. Sì. È chiaro, in questo spazio entra 1-2, anche 3 di Branco. Ancora il destro di incontro. Attenti con la testa. Lì non riesce a partire con i colpi Fragomeni, quindi ha qualche problema nel replicare ai tentativi, che non sono soltanto tentativi, quelli di Branco. A due mani all'angolo replica anche Branco. Ho contato 7-8 colpi, 10 anche di Branco, e poi c'è è il diretto destro di Branco che sta facendo la differenza in questo momento. Sì, ma c'è stato anche un bravo, destro, buon lavoro al corpo di Giacobbe. Sì, ha toccato bene anche con il destro al viso. E si conclude un puntello, anche un puntello. Siamo al giro, abbiamo superato la metà dell'incontro, siamo a 7 minuti. All'ottava, all'inizio dell'ottava ripresa. Stavolta ti ho contagiato, ti ho pregato. Secondo il mio parere, fino a questo momento Silvio Branco è in leggero vantaggio. Sì, penso anch'io, sì. Anche se ti devo dire che io sto seguendo in un altro modo completamente diverso, non sto guardando il cartellino, ma sono ancora qui sorpreso piacevolmente di questo, dell'intensità di questo match. E poi devo dire che i due portano tantissimi colpi e bello il gesto di Branco, ed è difficile prendere, ottenere il conto di tutto quello che fanno, di quelli che vanno montante destro al corpo, ancora due destro mani, sì. Bella azione di Silvio, ma sai che è migliorato anche dal punto di vista tecnico? Ma diciamo che lui forse sta cominciando a fare quello che per anni ha fatto in palestra e ce lo ha nascosto. Ma cosa vuole andare avanti? Ha oltre 50 anni? Sì. A vedere Silvio mi viene la voglia di ritornare sul ring. Beh, adesso voi la sfida la fate con il microfono, con Michele Piccirillo. Prova con il montante destro fuori misura, ma poi tocca con il destro e poi due mani di Branco, si è fatto sorprendere. Sì, Giacobbe ha commesso un'ingenuità perché l'arbitro non era intervenuto e Silvio giustamente ha colpito. Sì. Senza forzare. Bravo adesso Fragomeni col diretto destro dal tuo segno. Sì. Tra l'altro aveva replicato all'1-2 dell'avversario. Tienilo, ricordano a Silvio Branco. Non può legare sempre perché non è il suo pugilato. Anche perché quando riesce a muoversi bene anche sulle gambe, girando attorno all'avversario, non gli dà l'opportunità di colpire. I colpi sono più lenti, questo bisogna concederglielo, all'ottavo round. L'ottavo round è normale, invece di grande intensità.
prova a lavorare anche sotto del Fragomeni. Io credo che nessuno alla vigilia del match della stampa specializzata, di appassionato di pugilato, pensasse che potesse tenere un ritmo del genere. No, assolutamente. Tocca con il sinistro, ancora il sinistro Fragomeni. Sinistro destro Fragomeni. Sì, ma replica immediatamente e Branco e si conclude il atleticamente e fisicamente altrettanto. Però è chiaro quello che può fare la mente, può piegare il cucchiaino. È vero, è vero. No, dico, magari non è vero perché no, ma è un trucco, ma per dire mentalmente con la mente si può fare tutto senza esagerare, perché non possono farlo tutti. Ecco, questo dobbiamo dirlo, non è che lo fanno Branco, lo fa... Fa Fragomeni, lo fa Branco, ragazzi più giovani non lo riescono a fare. L'ha fatto Foreman quando è rientrato, poi magari tanti altri, anche perché poi i nostri pugili sono abbastanza stagionati, quindi questo vuol dire che i nostri sono adatti, no? Sono più longevi, quello che si vuole. Vedi, si accorcia la distanza appoggiando i colpi, poi per aumentare la cadenza dei colpi. È andato a segno con un bel montante Fragomeni a corta distanza. Però replica bene il destro Branco. Tocca con il sinistro Branco. Destro di Fragomeni, destro di Branco. Lavora con il jab sinistro il pugile di Civitavecchia, in chiusura con il destro 1-2 di Branco. Diretto sinistro, poi diretto destro, ancora il diretto destro, altro destro di Branco. Non vogliono fare il passo indietro all'americano. Tocca con il destro, sì. Non dà l'opportunità però Fragomeni di replicare ancora. Deve caricare i colpi qui. Fragomeni, qui adesso un po' di stanchezza la si vede, eh? La si vede. Copre sotto per Fragomeni, poi la passa con il tronco, con la testa per evitare i colpi passanti dell'avversario. Bello il destro di Branco, diretto. Beh, diciamo che fino ad ora ha fatto la differenza, ha messo anche il montante Branco. Come un Fragomeni che è cresciuto col passare delle riprese. Sì. Bella la serie due mani in velocità di Silvio. Anche perché non solo lo tiene lontano, ma non gli dà l'opportunità di partire. Gli dà l'opportunità di partire. Sì. Poi e qui c'è una testata. Testata involontaria. Sì. E qui c'è anche la conclusione del round. C'è da dire che negli ultimi 10 secondi Fragomeni prova a forzare, a velocizzare i colpi, però non sempre è possibile. Per esempio in questo round non c'è riuscito. Sentiamo l'angolo di Branco. Cioè, allora adesso adesso no Gianluca. No, su un cavolo. Che c'è? Sì? Allora senti un attimo. Siamo arrivati al decimo round, ok? Forse questa gli apre. Adesso devi stare più calmo possibile. Devi stare più calmo possibile perché andiamo al decimo round. Tira giusto le braccia, recupera. Cosa vuol dire? Vuol dire che loro sono consapevoli di aver un certo vantaggio. Ma non è un vantaggio che gli può permettere di essere sicuro. È chiaro, di stare tranquillo ma vigile. Tranquillo e vigile e fare il suo pugilato. Quindi lavorando con i colpi dritti. Con i colpi dritti, non farsi trovare, cercare di bloccare Fragomeni quando viene alla corta distanza. E Fragomeni dall'altra parte deve cercare di imporre il ritmo, come ha detto Zenoni, abbiamo l'allenamento per aumentare il ritmo e sarà un match che finisce al photo finish sicuramente. Penso anch'io. Intanto il decimo round è iniziato, siamo al terzultimo round. Sono le tre riprese che decidono l'incontro. Sì. Una serata tra l'altro è iniziata all'insegna del KO. Sono andati avanti con un match intensissimo.
divertente, interessante, anche spettacolare. Buono il sinistro di Branco. Sì. Con due modi di interpretare il calcio. Sì, il calcio. Il pugilato. Bella serie a due mani di Silvio Branco, che sta lavorando in velocità, montante destro, gancio sinistro di Fragomeni, che ha cercato sì. di replicare, ma è una ripresa che Branco sta conducendo molto bene. Sì, ogni tanto parla Branco, si dà il tempo come il giocatore. No? Buono il sinistro di Fragomeni, il diretto destro, dato a segno. Ha un orgoglio questo ragazzo, che dovrebbe essere un esempio per i più giovani. Non dare vantaggi, dicono a Branco, e quindi di non avvicinarlo l'avversario. Dobbiamo dire che nel nono round non abbiamo visto il miglior Giacobbe Fragomeni. È una ripresa che Branco ha condotto molto bene la precedente, la nona ripresa, anche questa ripresa qua, però se è un Fragomeni migliore della ripresa precedente. Beh, però guarda, sono 4-5 colpi. Però sono i colpi di Branco che vanno a segno. Sì. Vedi, quei colpi dritti portati in soltezza vanno a segno, per la differenza tutti, nel punteggio. Prende tutti, sì. Bellissima questa fase, testa a testa i due, colpi dritti di Branco e colpi larghi per Fragomeni. Bravo Giacobbe a mettere il testo d'incontro, per i colpi più precisi li sta mettendo Silvio Branco, una grandissima decima ripresa. Sì, straordinaria, lenta in partenza e poi dopo si è pian piano... Siamo andati da uno slow a un rock and roll. Abbia perso il complesso del capo, del picchiatore. Sì. Pensava di poter fare tutto. Lui forse da peso medio si sentiva molto più forte degli avversari per la sua statura, per il suo fisico. E invece quando ha preso consapevolezza che bisogna anche fare il pugilato, è diventato il pugile che stiamo vedendo, perché lui il pugilato lo sa fare bene, ma oggi mi è piaciuto perché sta uscendo molto bene dei colpi anche. Certo. Bravo Fragomeni, bellissima serie sotto e sopra. E d'altronde Fragomeni paga anche la differenza d'altezza tra i due. Comunque con Fragomeni su ring fino all'ultimo secondo devi vendere cara la pelle. Certo. Ragazzo simpaticissimo, serio, di compagnia. Prova ad accorciare la distanza per piazzare l'1-2 sul viso. Tra l'altro Fragomeni non cerca più il colpi sotto, vuole subito il bersaglio, il volto. Uno due di Fragomeni, ma la replica anche di Branco. E qui spinge con il gomito, lo richiama. Calcio sinistro di Fragomeni, ancora segno Fragomeni. E qui cerca di replicare Branco col destro. È bellissimo, altro scambio. Però questa ripresa qua vedo leggermente migliore Giacobbe Fragomeni. Tra l'altro ti devo dire che Branco ha guardato l'angolo, gli ha fatto anche... È molto sereno, molto sereno, molto tranquillo. Tranquillo. Questo non vuol dire che il match è finito. Mancano 4 minuti alla conclusione di questo confronto. Che è un'eternità nel pugilato, 4 minuti. Sì. Ancora il destro dritto di Branco che è andato a segno. Bravo Fragomeni, il destro d'incontro. E sul primo, quello d'apertura di Branco, è rientrato immediatamente il milanese.
prova a spingere Fragomeni, non trova lo spazio. Cerca il volto, il viso Fragomeni, non lo trova. Un colpo scorretto di Silvio, comunque ci sta, non tanto, ha provato un tanto corto. Ripresa che si sta concludendo, secondo il mio parere Giacobbe e Fragomeni sono sbagliati. Dei punti secondo il mio parere, e Fragomeni deve fare una grandissima dodicesima ripresa per ribaltare le sorti dell'incontro. Come dice Maurizio Zennoni, passare sotto i colpi e lavorare ai fianchi, al bersaglio grosso. Sembra che Silvio voglia iniziare forte questa ripresa. E certo, siamo al dodicesimo e ultimo incontro del campionato mondiale Silver dei massimi leggeri. Giacobbe Fragomeni contro Silvio Branco. Prova a scatenarsi Branco. Prova anche ad abbracciarlo e Branco gli allontana Barrovecchio. Buono il montante destro di Branco, che ha cercato di bruciare Fragomeni. È il momento in cui Fragomeni ha cercato, provava o si preparava per l'attacco. Comunque prima ancora che sappiamo chi sia il vincitore di questo incontro possiamo dire con certezza che abbiamo assistito a un grande combattimento ed è stato un grosso spot non solo per il pugilato italiano ma per tutto lo sport italiano, e questi due ragazzi meritano la considerazione, dovrebbero essere studiati anche sui libri di scuola su come si può arrivare a questo I due non hanno sentito lo stop. Non hanno sentito lo stop di Barrovecchio. Viene invitato da Branco. Cioè Branco viene invitato da Barrovecchio. A non legare. È un richiamo verbale. Sì, certo. È pericoloso se gli dà un richiamo ufficiale perché può cambiare il verdetto. Lavora sulla distanza Branco. Ma non, buono anche la replica di Fragomeni perché non può tenerlo lontano. Dobbiamo dire che Branco è stato anche più forte di quella ferita all'arcata sopraccigliare sinistra. Siamo dentro l'ultimo minuto, diventa importantissimo questo finale di ripresa e sono stanchi tutte e due, ma la generosità è stata destro a sinistro di Branco che è andato a segno. Si aveva provato con il montante destro Branco, grande reazione. Ormai siamo ai 25 secondi dalla conclusione. Alzo da fare Barrovecchio, 20 secondi alla fine di questo straordinario combattimento. Portalo via, dicono Branco a Fragomeni. La replica di Fragomeni. Siamo ormai alla conclusione del match ed eccola la fine del match. Finita, i due si abbracciano, Fragomeni dice ho vinto io, e la stessa cosa dice a Silvio Branco. Hanno vinto. Occasioni, non bisogna rispondere alle provocazioni. Bravo, bravo Giacobbe Fragomeni che invita, ecco, invita qualcuno a non esagerare. È stato un bel match onorato dai due, non può e non deve essere rovinato da qualche sarà uno, io ne ho visto uno solo. Adesso vediamo se andiamo verso il verdetto. Dovrà essere liberato naturalmente
l'angolo, poi noi speriamo di averli tutte e due qui alla conclusione. Salvatore Cherchi gli fa fare il giro dei quattro lati per gli applausi del pubblico. Siamo pronti per il verdetto. Ecco, sì, bisogna lasciare libero il ring perché bisogna passare. Per cortesia, i non addetti ai lavori. Al verdetto sappiamo che Silvio Branco e Giacobbe Fragomeni sono convinti di aver vinto questo confronto, questo campionato mondiale Silver WBC dei massimi leggeri. La penultima tappa prima del titolo mondiale, non è quasi possibile avvicinare. Sentiamo a Emiliano Marsili, secondo te chi ha vinto? Non ce lo dice. Salutiamo anche, sentiamo anche il super advisor Mauro Betti. Signori, indipendentemente comandato, volevate lo spettacolo e spettacolo è stato. L'incontro intanto abbiamo visto il campione dei medio massimi Solai, salutiamo. Al verdetto ufficiale e quindi procediamo con, ecco, la il verdetto ufficiale dei cartellini. Dici potrebbe esserci parità, tu dici? No. Giudice Cavalleri. Cavalleri. 115 a 115. 115 a 115 per Cavalleri. Giudice Ciminale. 115 a 113. Per Branco, due punti quelli che avevo per io Ciminale, per Branco. Sì. Giudice Silvi, 114 a 114. Alla pari, luce di questi pari cartellini, il verdetto è majority draw, match pari. Match di parità, non è soddisfatto, non è soddisfatto, dobbiamo dire. Io avevo due punti per Silvio.